Beh, rientriamo in studio. Prima di continuare con le nostre domande, questa volta anche poste da Facebook, dovevamo far replicare al presidente Iorio, perché in virtù di quello che diceva De Lellis, poi è una domanda che io le faccio. Cioè, quando si dice no, il sistema Iorio ha distrutto il Molise, ma a lei che effetto fa quando sente queste parole? Beh, mi fa un effetto di ribellione. Naturalmente io ho fatto di tutto per far crescere il Molise. Il Molise in questi 10 anni è cresciuto, se vuole le elimino naturalmente l'elenco delle cose che abbiamo realizzato, lo faremo nei prossimi dibattiti, Quando ma saremo in campagna elettorale, quando questo saremo in ovviamente è la campagna elettorale, pre-campagna. però parlare di un Molise distrutto come di un Molise nell'astrico. Mi sembra una esagerazione, per cui io ritengo che ci siano tutte le condizioni per continuare a fare bene e per risolvere molti problemi che vanno risolti, che ricordo, per essere risolte hanno bisogno di capacità, di assunzioni di responsabilità e di avere anche una squadra coesa che possa insieme affrontare tutti i problemi. Ecco, questi sono gli elementi. Lei ha detto però una cosa tra le righe, cioè il discorso, attenzione, che da Roma o per questo tipo di sistema il Molise deve combattere non solo all'interno, ma deve combattere soprattutto all'esterno. Soprattutto all'esterno, sì. Quindi Sì, questa sarà anche la perché sfida di chi, diciamo, assumerà il ruolo di Presidente della c'è Regione. una logica che non favorisce il Molise né in termini finanziari né in termini di distribuzione delle risorse, per esempio per i servizi pubblici alla persona, a cominciare dalla sanità, trasporti, pubblica istruzione, forse per gli investimenti e le infrastrutture no, perché insomma c'è stata anche, poi lo diremo, ma per quanto riguarda il mantenimento dei servizi c'è una visione del Molise che è sicuramente penalizzante e questa ha riguardato governi di centrodestra e governi di centrosinistra, quindi c'è bisogno di una forte autonomia di decisione. Parlando delle domande che vengono poste su Facebook, vedendo qualcuno, ho visto un po' i vostri profili, chi ha il profilo o quant'altro, se no cerco di sopperire io con le domande. Per Romano era, invece di fare, diciamo, questa guerra interna, non era meglio entrare nel Partito Democratico e cercare di scardinare quello che lei dice, i problemi che sono ruta e leva? È un po' la contestazione che le fanno dal centro-sinistra di dire: per continuare questa battaglia, lei rischia di dividere, o se ha già diviso questo fronte, e quindi magari mettere in dubbio la vittoria finale. Ma guardi, se bisogna unire il diavolo e l'acqua santa, l'Udeur di Mastella con l'IdV di Antonio Di Pietro, per rigarantire la poltrona al Senato di Roberto Ruta, io sono felice di dividere. Lo dico stasera, anzi, lo do pure quest'anteprima. Sono felice di dividere un comitato politico-elettorale che mette insieme tutto e il contrario di tutto. Anche uomini che hanno fatto parte dell'esperienza di Iorio, ma dopo tutto, sia detto senza offesa, lo stesso Paolo Frattura si è candidato per ben 2 volte a sostegno di Iorio Presidente, sia nel 2000 che nel 2001 con Forza Italia. Non aggiungo un'altra accusa, che però nel 2011 aveva già, diciamo, Io a questo questo rispondo, pedigree, diciamo, chiamiamolo proprio così. perché reputo che se tutta l'operazione, ivi incluso la scelta di aderire formalmente al Partito Democratico dopo essere stato molto vicino ad Italia dei Valori, che come diceva De Lellis sostiene a livello nazionale in Groia, ma poi a livello locale salirà sul palco con Bersani, quindi stendiamo un velo pietoso. Per garantire la poltrona a qualche trombato della politica di cui nessuno sente il bisogno, cito Roberto Ruta come esempio lampante di come si può paralizzare, diciamo, la politica regionale e mettersi d'accordo solo sulle poltrone senza mai parlare di una idea programmatica vera. Il motivo per il quale ho il dovere di raccogliere l'invito a fare altro e a prendere le distanze dalla vecchia politica è proprio perché durante quest'anno, in cui a mio avviso Paolo aveva avuto una grande opportunità di dimostrare che poteva rappresentare un elemento, diciamo così, di innovazione nella politica, anche forte della sua esperienza alla Camera di Commercio, a mio avviso questo obiettivo è stato fallito. Ed è stato fallito, e non lo scopriamo oggi, non lo scopro oggi, ma l'ho denunciato politicamente durante tutta questa legislatura sul tema, ripeto, dei vitalizi, sul
sulla condivisione con Michele Iorio e la sua giunta di tutte le più spericolate operazioni industriali che si sono risolte in fallimenti, penso alla Solagrital, penso allo zuccherificio, sul tema della spartizione delle poltrone dei consigli di amministrazione, penso a quanto è accaduto per Molise Dati piuttosto che per Finmolise, dove magicamente nomine fiduciarie del Presidente della Regione, quindi di fiducia del Presidente della Regione, ci ritroviamo in quei consigli di amministrazione i segretari provinciali dell'IDV piuttosto che il segretario cittadino del Circolo di San Martino in Pensilis, nella migliore tradizione spartitoria, lottizzatoria, diciamo così, proprio da Manuele Cencelli. Ma anche sul tema della ambiguità che è tutta molisana dei controllori controllati. È chiaro che uno dei motivi per i quali ho preso le distanze dalla coalizione che candida Frattura alla presidenza sta anche in questo. Sta nel fatto, cioè, che quando ad avere, diciamo, interessi privati diretti o indiretti su comparti strategici dell'amministrazione, quali energia, immobiliare, cemento, è Berlusconi, ne chiediamo le dimissioni ed è lui il mostro da battere. Quando ci sono delle forme, ripeto, di interessi privati, diretti o indiretti, confliggenti con il ruolo di chi si candida a governare la cosa pubblica, è uno di sinistra o è il candidato del Partito Democratico, facciamo finta di niente. Questo lo dico perché ormai l'hanno capito tutti, che quando si dice ma la denuncia, come se la denuncia fosse una cosa che tu ti svegli la mattina e dici oggi a chi denuncio. C'è una proposta politica. Se nell'area del Matese, a mio avviso, deve essere valorizzata la vocazione speleologica, archeologica, paesaggistica, ambientale, turistica, la vocazione dei borghi, e la coalizione di centrosinistra ci vuole realizzare degli impianti a biomasse, addirittura ne sono previsti 3 o 4, uno dei quali è stato proposto direttamente da Frattura, che poi sostiene, poi magari lo dirà, ma è stato proposto proprio da lui. E su questo tema sono 6 mesi che pongo la questione: può essere candidato alla guida della regione chi ha diretti o indiretti interessi sul comparto dell'energia? A mio avviso no, e le dico perché, e chiudo, le dico perché. Non sto parlando di responsabilità di ordine penale, non mi riguarda, parlo politicamente. Se si fosse scoperto che ad avere, diciamo, interessi di questo tipo fossero stati o Iorio o Vitagliani, la sinistra, anche quei soloni che predicano da una vita, anche in particolare di ambiente, ne avrebbero chiesto le dimissioni, non avrebbero chiesto l'arresto. Allora, il tema non è giudiziario, è un tema tutto politico. Se sul nucleo industriale di Termoli, mi si perdoni, facciamo finta che non sia successo nulla, anche con lo sversamento di percolato, e che il gruppo di potere, in continuità con Vitagliano, che oggi sostiene nella persona del sindaco di San Martino Facciolla, Paolo Frattura, che è in perfetta continuità istituzionale con Vitagliano e con gli interessi che stanno al nucleo industriale, non possiamo far finta di nulla dicendo che il nucleo industriale è una cosa che non va perché è colpa di Iorio e di Vitagliano. Certo, è colpa di Iorio e di Vitagliano che quei nuclei non li hanno mai riformati, ed è la loro responsabilità politica, e forse, ma questo saranno altri organi a decidere, anche giudiziari. Questa è la cosa. Ma politicamente, del perché lei non ha... Ma no, lo dico con chiarezza. Lo dico, non tanto è l'attacco, tanto è la replica, ovviamente. Ma ci mancherebbe altro. No, ma dico, guarda, come tempi, no, guardi, no, no, posso, dico come tempi. Non è un fatto di ordine personale, né nei confronti di Frattura. No, lei mi sta chiarendo del perché. Io sto chiarendo, e poi dopo le dirò quello che ho fatto nei confronti di altre, diciamo, illazioni ed insinuazioni che ho ricevuto. Tu ti candidi e ti permetti di dire noi riformeremo i nuclei industriali, come sento dire da alcuni del Partito Democratico, quando l'esponente di spicco del Partito Democratico, mi riferisco al sindaco di San Martino, che viene portato come esempio di buona amministrazione, percepisce un contratto di collaborazione di decine di migliaia di euro all'interno del nucleo industriale di cui fa parte come sindaco di quel nucleo industriale. Questa per me è una vergogna, e lo dico perché, così come ho criticato Michele Iorio, che ha nominato il suo mandatario elettorale al vertice di Molise Dati, così allo stesso modo
proprio per coerenza verso i cittadini elettori molisani, prendo le distanze dalla brutta copia di Michele Iorio del centrodestra, che è rappresentata perfetto. Da quelle e questa è la sua, spiegazione. Non vorrei stare no. a ricevere le critiche da una parte e dall'altra senza poter rispondere. Certo, la domanda prima di far replicare al frattore gliela farei. No, colgo, colgo il sorriso soddisfatto del presidente Iorio che dice meno male che si cucinano da soli. Per cui, dicevo un'altra cosa, perché siccome insomma alcune cose passano. Però io qui ufficializzo stasera che ho formalizzato la mia tutela giudiziaria nei confronti del sindaco di San Martino in Pensilis. Quindi se vuole gliela lascio anche. Perché si è permesso di insinuare che il sottoscritto farebbe questo nell'interesse di Michele Iorio. Allora ho formalizzato questo affinché tutti si sciacquino la bocca, in particolare chi di quel sistema di potere fa parte, perché io, non lo dico come merito, ma ho avuto il coraggio, molto spesso da solo, di denunciare tutte quegli sperperi di denaro pubblico a danno della collettività, mentre qualcuno che doveva controllare non ha controllato, e in particolare proprio sul nucleo industriale di Termoli, dove dobbiamo andare a verificare che cosa si sta verificando, a partire dalla Turbogas e dalle industrie chimiche, e a partire da tutto quello che sta avvenendo all'interno delle società partecipate, rispetto alle quali non si permetta nessuno, non si permetta nessuno di insinuare che starei facendo un qualcosa per agevolare qualcuno, perché l'unico gruppo nei confronti del quale lavoro sono i cittadini molisani che sono stanchi dell'ipocrisia della politica trasversale di destra e di sinistra. Devo, a forza, perché non ci mancherebbe, anche perché la domanda a frattura su Facebook è insita su quello che stiamo dicendo, ossia qualcuno chiede, ma invece di querelare Romano non poteva cercare invece un'intesa con lo stesso Romano? E allora, e qui entriamo nel noi dobbiamo questo chiarire. Che abbiamo sentito noi in questa trasmissione frattura è l'oggetto della sua querela, ovviamente. No, noi dobbiamo chiarire i fatti, o meglio, scindere i fatti personali con la proposta politica. Allora, siccome si fa del fatto personale l'unico oggetto di attacco, e rispetto al quale oggetto di attacco io mi sento serenissimo, perché se fino a quando uno decide di fare politica svolge un'attività imprenditoriale nel rispetto delle norme, della legge, senza chiedere raccomandazioni, qui c'è il governatore che può tranquillamente, tra le altre cose, un competitor che in questo momento mi potrebbe smentire seduta stante, decretando evidentemente quanto false possono essere le mie dichiarazioni, o chi che sia, nel bene e nell'interesse non solo di chi fa impresa, ma anche di chi rispetto a quell'impresa crea occupazione, crea indotto e risolve i problemi. Sono questi i temi sui quali mi piacerebbe confrontarmi serenamente, ridefinendo tutti i percorsi. Per me i conflitti di interesse personali non esistono e sono pronto a qualsiasi confronti pubblici, privati, oggi, e lo dimostriamo punto per punto, però continuo a cogliere che in questo momento penso che totalmente disattendiamo le attese di chi invece da noi si aspetta qualcosa di diverso. Perché dopo che avremo verificato che se io ho un progetto di lottizzazione presentato nel 1997, approvato dal Comune di Campobasso nel 2001, sospeso per le norme di salvaguardie, approvato definitivamente nel 2004, permesso di costruire, rilasciato nel 2007, per realizzare degli edifici, che cosa hanno a che vedere? Magari a farci la sede della Regione Molise, sarei contentissimo, sarebbe un evidente conflitto di interesse tale, penso, da mandarmi da un'altra parte, non certo a candidarmi alla presidenza della Regione Molise, ma laddove c'è un'attività imprenditoriale che viene verificata e valutata dal mercato, dagli acquirenti, che acquista o non acquista, ma qual è il conflitto di interesse? Dici, non è una colpa fare l'imprenditore. Ma guarda, io ho fatto, anzi sono onorato di aver fatto l'imprenditore e sono ancora più onorato di averlo fatto nel rispetto delle norme. Non ho avuto contenziosi, nel momento in cui c'è stata qualche questione si è risolta tranquillamente e serenamente nell'interpretare la procedura. Ma qual è il problema? Oggi io non sto cercando con la candidatura, che tra le altre cose era nota, se parliamo del cemento,
Conflitto di interesse che vuol dire? Che se io sono amministratore e un mio familiare ha un incarico e il mio familiare non deve più lavorare, significherebbe aprire veramente la caccia alle streghe che non ci porta da nessuna parte. Invece semmai capiamo che cosa vogliamo fare per le disabilità, però fammi finire, se no mi viene l'ansia. No, a lui faccio così. Vediamo che cosa vogliamo fare per l'edilizia, che cosa significa il recupero o la nuova costruzione, che cosa significa il social housing, come si deve trasformare la FIM Molise in SGR per poter utilizzare i fondi della Cassa Depositi e Prestiti per garantire alloggi alle giovani coppie o agli anziani. Ragioniamo di questi temi e mettiamo sul tavolo le competenze e capiamo se siamo in condizioni o meno di definire un Molise diverso da quello che stiamo vivendo. Giusto per dire, sulle biomasse ti dico subito, nasce il progetto delle biomasse per affrontare il problema della pollina. Sapete che l'area del Matese ha il più alto insediamento in termini di densità di presenza di allevamento di polli. La pollina, con la legge Merli, si risolveva il problema della pollina, gli escrementi dei polli, per capirci, per spandimento sui terreni. Considerando la quantità di azoto, se sono pedante mi fermate, considerando la quantità di azoto, con le nuove normative non è stato più possibile risolvere il problema dello smaltimento della pollina per spandimento come ammendante sui terreni. Si creava il problema. A questo punto pensammo, con le associazioni di categoria e con gli allevatori, di realizzare in zona industriale, quindi non in un'area diversa, ma in zona industriale, realizzata e infrastrutturata per ospitare investimenti industriali, una centrale a biomassa che fosse in grado di lavorare un megawatt, quindi nessuna compatibilità con nessun tipo di rifiuto, ma per valorizzare e risolvere il problema agli allevatori, che oggi pagano, chiedetelo, quanto pagano per ogni quintale di pollina conferita a chi passa la carica e la trasporta. Legnoso. E ti soffero, ti sono la mia idea, e ci sono gli atti, e li hai, ma te li ridò. Ho capito, ma mi state invitando, mi state invitando una volta per tutte, chiariamo, capito? Allora non devo dire. Assolutamente, lei sta chiarendo, Non penso che il problema del Molise siano gli escrementi di... No, il problema degli escrementi... Ho capito, ma io non sto rispondendo di conflitti di interesse in altri settori, sto rispondendo di uno specifico. Un invito a tutti, veramente la politica deve essere servizio per il bene comune. L'ho appena detto. Gli attacchi personali in questo momento io non penso che facciano bene. Gli attacchi alla filosofia di intervento sì, perché la gente si è stancata. Io fino a ieri ero uno che stava dall'altra parte. Avrei già cambiato. Perfetto, anche se era, Deneris, anche se era giusto, perché c'era stata una richiesta di confronto pubblico, c'era stata una querela dall'altra parte, quindi il coso abbiamo fatto personale. Romano, però il coso abbiamo fatto personale. No, ma io col Cosibo pure ho conflitto. Romano allora, ha chiesto un confronto pubblico e frattura, però brevemente ovviamente sta rispondendo pure il coso, altrimenti risolto questo. Nel momento in cui è cambiata la biomassa per problemi tecnologici, ho ceduto l'iniziativa, quindi mi sento sereno e tranquillo. Quindi non ci sono problemi. Però alla Però attenzione però all'affermazione che diceva il Presidente Iorio, sulla quale forse è bene cominciare a ragionare. Il Molise in questi 11 anni aveva vissuto il precipitarsi del prodotto interno lordo, che è diminuito dell'11,6%, che è la percentuale più alta d'Italia rispetto a una media del 7,1%. Allora quando giustamente vediamo questo grafico, che determina questa punta del Molise purtroppo come elemento negativo, e su questi dati che mi piacerebbe confrontarci tutti per capire come invertire questa tendenza, su quali settori investire, su quali competenze coinvolgere e perché effettivamente il Molise può essere un Molise diverso. Avrete diversi confronti, ma penso che uno delicato e importante sarà quello con l'Assindustria, che ha da chiedervi 10 domande, 10 punti, perché penso che anche questo è un settore importante. Dico l'Assindustria vi porrà delle domande, ma sulla replica però secca, io avevo fatto la domanda sul fatto, invece di querelare, perché non hanno trovato l'accordo con Romano? Il problema è che chiaramente certe volte anche l'impulsività porta a dichiarare, dice, mo basta, facciamo politica, ritirarla? Io penso che la politica, ripeto, come giustamente diceva Antonio, mai come in questo momento dobbiamo dare un segnale diverso, e di qui l'invito di padre Giancarlo, diamolo questo segnale, vincerà la politica se saremo in grado di riaccenderla la speranza, di riaccendere l'entusiasmo. Io a Romano, a Massimo, no a Romano, a Massimo, no,
voglio bene, lo stimo e lo ritengo un validissimo rappresentante politico. E sono convinto che anche delle questioni, forse esasperate per interferenze anche terze, sono convinto si possono sempre risolvere. Sempre, per cui non è il tema oggi Romano Frattù, ma per me non esiste fare il primo passo, stiamo scherzando, ribadisco ancora una volta, confrontiamoci e riaccendiamo la speranza. C'è ancora margine di trattativa secondo lei con Romano? Ma io me lo auguro. Siamo ancora in pre-campagna, questa non è una trasmissione me lo dopo. Auguro, io mi auguro che ci possa essere la condivisione. Perfetto. La condivisione per riaccendere quella speranza sarebbe... fino all'ultimo momento, fino al giorno in cui... Non è possibile perché poi dobbiamo raccogliere le firme, quindi qualche giorno prima, anche se le elezioni ci siamo fermati soltanto. Però prima di chiedere una cosa, cioè una domanda a Federico così come a Delellis, voglio solo chiedere su questa polemica. Presidente, ma anche le nomine, sappiamo che di solito le nomine riguardano la maggioranza ma anche la minoranza, cioè sono fatte... diciamo anche con una certa condivisione con l'opposizione, cioè l'accusa di Romano dice no, si sono divise diciamo tra virgolette le poltrone, ma fa parte anche questo, si parla a livello diciamo parlamentare, destinare come una volta insomma le due camere a due diverse fazioni, non c'entrano le camere, non sono cose istituzionali. Però sto dicendo anche su questo tipo di incarichi, è stato un modo diciamo per poter collaborare? Romano parla di inciucio con Frattura, lei invece come l'ha visto che comunque le nomine sono le sue? Vabbè, ma questo, io credo che se non la smettiamo insomma, rimaniamo sempre... No, era anche per rispondere... Le nomine io le ho fatte scegliendo persone di mia fiducia e mi ero impegnato in consiglio regionale a chiedere alle opposizioni... Quelle indicazioni sono arrivate all'opposizione, quello dicevo. L'ho chiesto al Partito Democratico perché era... Presidente, però... L'ho chiesto al Partito Democratico perché era il partito maggiore delle opposizioni, il Partito Democratico mi ha fatto alcune indicazioni che sono state quelle che sono state dette. La mia era una curiosità. C'è anche qualche altro partito? Però dacci un po' di spazio. Federico non ha parlato per tra le domande, tra le... Se ne è occupato comunque il Partito Democratico, anche dell'altro partito. Vabbè, non siamo abituati a queste cose, quindi... Federico, cioè, le nomine politiche in questo senso dovrebbero tra fare. Le accuse sempre su Facebook, stiamo parlando di queste accuse che vi portano anche gli utenti della rete, c'è quella della poca democrazia all'interno del Movimento 5 Stelle, se ne è parlato, il calo che si vede oggi dei consensi del Movimento 5 Stelle viene spiegato con le espulsioni senza diciamo una condivisione dalla base di ciò che sta accadendo. Come la sentite voi questa accusa su di voi? Allora, ci sono stati sollevati diversi temi in questo dibattito che riguardano la regione e che riguardano quello che noi, che poi dopo è di quello di cui dovremo parlare, perché ascoltare, io mi sono ritrovato a fare fra due fuochi e questa cosa non va bene, perché come cittadino, come giustamente diceva Delellis prima, vede dall'esterno delle cose, si stanca anche un attimino di questa politica fatta di urla. Rispondo brevemente alla domanda provocatoria, tra virgolette, perché un discorso di mancanza di democrazia all'interno del Movimento 5 Stelle non esiste e noi ne siamo la controprova assoluta, perché noi siamo un gruppo autodeterminato, con candidati scelti da noi, con linee strategiche politiche, anche di partecipazione, si parla tanto di non partecipare alle trasmissioni politiche, alle trasmissioni televisive, eccomi qua. Cioè non c'è... avuto una deroga, no? Assolutamente no, decidiamo noi, nostra completa autonomia. Se vale la pena, se siamo in grado... Ma lei ha condiviso quello che è accaduto a livello nazionale tra Grillo e gli altri componenti? Il caso di Giovanni Favia, che è quello più famoso, si risolve adesso, è candidato con Ingroia. Lui stava alla fine del suo secondo mandato e alla fine, quando tu parti con un percorso politico che parte con dei presupposti, ti avvicini con, come lo sto facendo io, con lo spirito di essere un cittadino prestato alla politica e non voler fare carriera politica, ma a un certo punto poi scatta l'ambizione, scatta quella forza di essere più leader che portavoce, si supera il ruolo di portavoce appunto del movimento e di conseguenza si va oltre. Giovanni, in questo caso, mi dispiace, un ottimo amministratore, che è stato anche importante per la nascita del movimento qui in Molise, ed è importante per noi ricordarlo, perché è qualcuno che ci ha dato due mandati, ha chiuso, basta. Però per quello che stavo ascoltando io adesso, sento da un lato il solito discorso di Romano, la denuncia, ci sta la questione legata alla irregolarità del conflitto di interessi rispetto a un determinato tema piuttosto che a un altro.
che però non va oltre. La risposta è di Frattura, e giustamente dice: io ho, ho il mio spirito imprenditoriale, e quindi non è perché non dovrei, cioè se non c'è conflitto di interessi, se non c'è, se non si va a cercare la raccomandazione, la buona, la giusta parola, l'uomo giusto nel posto giusto per ottenere determinate autorizzazioni, io perché dovrei tirarmi indietro? Ma la questione è anche, si deve vedere anche nella sostanza. Se parliamo di una centrale a biomasse che sul nostro territorio non ha senso, forse quello, il discorso iniziale degli escrementi di cui si parlava è qualcosa che è importante da analizzare, perché noi stiamo parlando anche del territorio. Ma quella centrale? Il progetto. Ma non li abbiamo però. Io sto facendo un discorso anche semplice. Perché se stiamo parlando di una centrale per la fermentazione anaerobica degli scarti del nucleo industriale, è un conto. Federico, volevo scendere nella parte finale, stiamo arrivando. Perché siamo in una trasmissione pre-elettorale, quindi parlare di programmi, ascoltato tante conosce degli alleati, può darsi che io li conosco benissimo, è più facile, gli alleati, ma per gli altri è un po' differente. Tant'è che il nostro programma è uscito stamattina, l'ho visto. Voglio vedere dove sono i programmi degli altri. E non è vero che non ci sia democrazia? Tre mesi fa. Non è vero che non ci sia democrazia all'interno del vostro movimento? Assolutamente. De Lellis, per quanto riguarda invece quello che voi stavate creando tra le accuse, è quello di non aver, diciamo, unito tutte, diciamo, le parti, le componenti di quella sinistra che può non riconoscersi né con il centro-sinistra classico né con il centro-destra, e tra queste persone di sinistra c'era anche Romano, ossia perché non si è riusciti a trovare una quadra. Sì, allora, il nostro è un movimento antiliberista, significa che chi è liberista sta da una parte, chi è antiliberista sta da un'altra parte. E questo significa essere di sinistra? Sì, se uno è veramente di sinistra e ha letto bene i libri di Marx, di Engels e degli altri che criticavano il capitalismo sin dall'inizio, questo significa essere di sinistra. Ora, questo capitalismo è arrivato al termine. È arrivato al termine. Non di sinistra. È arrivato al termine. Il capitalismo è arrivato al termine. O come lo si vuol chiamare, turbocapitalismo, iperliberismo. Ed è propugnato da persone che a livello nazionale sono chiare e identificate. Chi in questa sala fa parte di organizzazioni che hanno appoggiato, per esempio, a livello nazionale il Fiscal Compact, che significa 50 miliardi in meno di tagli solo per rimettere a posto i conti? Chi a livello nazionale ha propugnato l'appareggio di bilancio? E nell'accusa, facendo... io parlo sempre di accuse da Facebook. Però ascolti, Romano però... non ha partecipato a questa votazione, perché Romano non è con lei? Ecco, tra le accuse dice perché non si è riuscito a creare questa unione. Romano non c'è in Parlamento, almeno che fa parte di organizzazioni nazionali, certo, questa è una cosa. Lei vuole sapere perché Romano non è con noi? Non io ho fatto domande poste su Facebook. Sì, allora, noi ci rivolgiamo ai disaffezionati della politica, a coloro che non andrebbero a votare, quindi noi puntiamo ad alzare il livello della partecipazione. Perciò mi dispiace quello che è accaduto prima, perché quando i livelli diventano personali, non su questioni generali, perché in televisione non si può affrontare là, non facciamo insomma quello che fanno altri programmi, suppongo, no? Lei vuole fare un programma serio, quindi un programma serio parla di argomenti seri, non di argomenti personali, però... Mi ha chiesto sul fatto della trasmissione, chiarisco, poi rimane De Lellis, ovviamente questa trasmissione è per un primo confronto tra voi candidati, certo. Però c'era anche un confronto chiesto da Romano, la Frattura ha accettato, quindi è normale che dovessero parlare delle questioni che le hanno visti i protagonisti in qualsiasi tipo di... Posso chiedere ad Antonio però, di spiegare qual è il fatto personale? Il programma, quello che voglio dire, il programma nostro si rivolge a chi non andrà a votare. Assolutamente. E vuole coinvolgere su questo 5 Stelle e con noi alleato, cioè noi vogliamo far tornare la gente alleato a come votare, argomento a perché sennò adesso mi dà la notizia, alleato nei principi. Se la gente non torna a votare, questo è lo spettacolo. Se voi tornate a votare, si può parlare di programmi, di soluzioni, sempre in un contesto antisistemico, anti-ioni. Mi piace essere in buona compagnia. Lei storce un po' il muso, Presidente, che vedo insomma sta sentendo. A leggere un po' le posizioni mi rafforzo sempre più nell'idea che c'è bisogno di una mia rielezione in questa regione per poter immaginare una iniziativa rivolta alla soluzione dei problemi reali, perché di problemi ne abbiamo tantissimi, ne abbiamo sempre avuti.
Credo che ora li leggiamo e li viviamo con una sofferenza molto maggiore, cioè con una difficoltà molto maggiore. I posti di lavoro, i giovani, che sono, credo, l'argomento principale al di fuori del quale c'è poco spazio per altre chiacchiere, è un argomento che ci dovrebbe e ci deve impegnare nella maniera più fattiva possibile, più concreta, più realizzativa possibile. Tant'è che io, riprendendo, perché ho saltato del tutto l'appello di padre Giancarlo, credo che quell'appello sia rivolto soprattutto al dopo elezioni, quando si devono affrontare realmente i problemi, quando ciascuno è portatore dei propri valori, sia alla maggioranza che all'opposizione, dovremmo non riproporre le contrapposizioni sceniche che abbiamo visto nel passato, o magari le contrapposizioni ideologiche, le contrapposizioni, e mi rivolgo più alla sinistra, anche se, insomma, visto i riferimenti a Marx, cioè, insomma, mi sembra una sinistra piuttosto restia a poter colloquiare con gli altri, ma comunque in ogni caso tutti dovrebbero essere consapevoli che la prossima legislatura, cioè questa legislatura, sarà una legislatura difficile per il Molise, non sarà una passeggiata e non sarà nemmeno una legislatura dove si possono reinventare le cose, ma bisogna partire dalle cose date e cercare di trovare le soluzioni più adeguate per non distruggere quello che c'è, vedi sanità, ma migliorare e attuare iniziative che siano idonee a far risollevare l'economia di questa regione. Noi abbiamo molte ricette in cantiere, che sono poi già, molti sono già atti iniziati in questo anno di legislatura, ma credo che siamo in grado di poter offrire la garanzia ai molisani che ci sarà un governo che ha le idee chiare e che tenterà e si impegnerà per risolvere i loro problemi. Volevo fare una domanda rapidissima, anche se sono, i temi sono invece sono importantissimi, anzi cruciali. Vertenze aperte, Romano, vertenze aperte in regione. Abbiamo due gravi vertenze come quelle della Solagri e della Zuccherificio. Abbiamo anche delle situazioni ancora in essere, come nel tessuto produttivo e dei nuclei industriali, ma anche di quello tessile dell'ITR, che comunque sta andando avanti. Come si risolvono queste vertenze concretamente, nel entrare nel concreto, come si risolvono queste vertenze e come si supera questa fase di vertenze per pensare anche a tutto il resto del sistema produttivo regionale? Chiedo però velocità, nonostante il tema sia delicato, forse più importante che stiamo affrontando. Volevo dire, posso chiudere prima che risponde Romano, la questione del picco, del calo del PIL che diceva Frattura è effettivamente vero, ma è stata determinata probabilmente, anzi sicuramente, proprio dalle difficoltà delle tre grandi imprese cosiddette del Molise, che incidono direttamente sul PIL di questa regione. Quindi è lì che bisogna concentrare l'impegno, insieme naturalmente a tutto quanto il sistema produttivo. Anche un'altra serie di cose, ma sicuramente questo è ovvio, è tema di campagna elettorale, però ci sono degli indicatori nazionali, Presidente, e anche locali, che indicano per aumentare il PIL, è vero, queste situazioni, ma c'è anche quello del turismo, che forse è, anche, è un nocciolo fondamentale, perché lo richiamano tutti dalla Banca d'Italia a scendere, però ecco. Romano, come si risolvono queste vertenze e come le si superano per pensare a un sistema produttivo regionale, che si risollevi da questa crisi? Qual è la ricetta per entrare nel merito della questione, rispetto a quello che è stato fatto fino adesso? La mia proposta economica, che ho presentato agli elettori 3 mesi fa, con buona pace di chi dice di avere il programma, prevede una riconversione dell'economia locale, che in questi anni di governo Iorio ha visto la concentrazione di centinaia di milioni di euro sulle grandi realtà produttive Solagri dal Zuccherificio e poche altre realtà partecipate dalla regione. Industrie che sono state utilizzate più come bacini di potere clientelare e di produzione di voti che non come industrie per produrre ricchezza e per produrre occupazione. A mio avviso queste grandi realtà produttive vanno collocate sul mercato individuando, con delle procedure trasparenti e non discriminatorie, degli operatori economici che siano solidi, che siano
competenti e che abbiano una struttura finanziaria, diciamo, di industriali, non di avventurieri della finanza come i vari Marchionne del Molino. Quindi vendita con progetti di rilancio serie. Bandi di gara per affidare queste industrie pubbliche, Solagri da zuccherificio, utilizzate come braccio armato della politica, per realizzare profitti e realizzare occupazione in modo sano. Se avessimo utilizzato tutte le centinaia di milioni di euro che sono state letteralmente bruciate in queste avventure spericolate a favore dei soliti amici di destra e di sinistra, avremmo garantito un futuro di 100 anni ad ognuno dei cittadini molisani. La riconversione dell'economia locale... Perfetto, no, era veloce, perché poi c'è l'altra veloce sulla sanità. Dico era solo, veloce, per lei la soluzione principale è mettere sul mercato, venderle con un progetto serio, un bando di gara trasparente e limpido. Riconvertendo tutti quei finanziamenti che non possiamo più continuare a dare, anche perché la legge ce lo vieta, in favore della generalità delle piccole e medie imprese locali, che devono avere innanzitutto misure di accesso al credito molto diverse da quelle che ci sono state fino ad oggi e devono avere soprattutto la possibilità di non essere strozzate dal mercato, penso a quanto è accaduto ad esempio sul comparto dell'informatica o del piccolo artigianato, proprio perché tutte le risorse pubbliche sono state drenate verso quelle lavatrici delle grandi realtà produttive. E qui vicino ne abbiamo una in particolare. Proprio per no, chiudere. Devo chiudere, okay, perché, no. Okay, ok. Federico, invece, come si risolvono queste vertenze in atto? Stiamo parlando di vertenze che tengono legate centinaia e centinaia di persone, quindi collegate, insomma. Ma il discorso è importantissimo. Questo è il discorso importantissimo. Perché come si risolve? Ecco, la proposta netta. Dobbiamo uscire, la regione deve uscire da queste partecipate, lo dice la legge, lo dice la spending review, e lo dobbiamo fare anche perché abbiamo investito realmente milioni e milioni di euro in questo settore, in questo senso abbiamo investito, abbiamo pensato di far partire le attività produttive nella regione, dimenticandoci spesso, mettendo ai margini tutte le altre realtà piccole e medie che possono essere legate al turismo, che possono essere legate alla cultura, che possono essere legate all'innovazione reale. E in questo senso si sono investiti denari solo per questi grossi ambiti che poi alla fine si sono ritrovati ad essere realmente un parco di voti sostanzialmente, perché in questo senso è condivisibile il discorso che fa Romano. I lavoratori di Solagri te lo votano per me? Allora, no, il discorso è molto semplice, che si ritrovano spesso con contratti che scadono, guarda caso, sempre in concomitanza di competizioni elettorali. I lavoratori Solagridal sono anche molto molto determinati nel voler essere loro protagonisti delle scelte che farà l'amministrazione futura, un'amministrazione di un privato che dovrà intervenire in qualche maniera. Però la regione deve uscire fuori anche per togliere il sospetto, quanto almeno per questo. Perfetto, però uscire fuori senza sapere che fine fanno le aziende. Cioè, bando, naturalmente ci dovrà essere un bando. Deve essere Remida che viene qui. E ma perché Remida che viene qui? Dico, ma se non si trova. Vabbè, questa però è la domanda che certamente io continuo avanti con le mie domande. Frattura invece, come si risolve questa situazione? Perché poi, diciamoci la verità, ovviamente questa accusa ma dovrà rispondere il presidente Iorio, se sono tutti elettori di Iorio, però diciamo da giornalisti vi abbiamo visto un po' tutti insieme con la Solagri, se sono elettori suoi insomma non deve nemmeno andarci, forse la questione è un po' complessa, più complessa, ci possono essere state delle decisioni errate, ce le spiegherà il presidente Iorio, però insomma che siamo tutti elettori di una parte, insomma non dico coinvolti nelle loro battaglie. Non è solo elettori di una parte. Però chiedo, Frattura, come si esce da queste crisi? C'è un metodo, considerando che c'è un metodo, c'è una strategia e c'è una riorganizzazione. Cioè, la mia domanda è, domani mattina all'operaio della Solagrida, che cosa gli dicete? Domani mattina all'operaio della Solagrida non siamo in grado di dire nulla, se non prima ricostituiamo per intero la filiera, partendo dall'allevamento al marchio. Soltanto ricostituendo la filiera in un unico soggetto, non è fatto perché il marchio ancora non è solo il marchio, però il marchio vuol dire il mercato, senza mercato sì, no, ma io a domanda provo a dire come si risponde. È chiaro che attraverso è quello che lei vuole fare nel momento in cui venisse eletto presidente, rispetto delle procedure pubbliche, trasparenza assoluta, e insomma, su questo ci siamo, su quello sottoscrivo. Proviamo a fare il passo avanti, che cosa pensiamo della filiera avicola. Allora, riportare in capo all'unico soggetto oggi a esclusiva partecipazione della regione tutta la filiera, in modo da ricompattare, garantire sbocco di mercato e a quel punto posizionare con un bando pubblico, e sicuramente avremo l'interesse di qualcuno che verrà a rilevare quella struttura.
rispetto all'investito, al netto di quello che si dovrà fare chiaramente per recuperare tutto quanto oggi sperperato da chi evidentemente ha sperperato, cercare di capire come mantenere il livello occupazionale, diretto e indiretto. Ma la prima preoccupazione ovviamente per le persone è quella. Se non lo ricompattiamo, io sono convinto che con una struttura che fa prima e seconda lavorazione, che sono comunque le fasi di lavorazione a perdere, non ci sarà mai nessun imprenditore che verrà a rilevare quella struttura, tra le altre cose non competitiva perché è vecchia nelle linee di produzione, vecchia nei sistemi di trasformazione, vecchia in tutto. Quindi non è assolutamente... Non è competitiva. Assolutamente. Zuccherificio, io direi che oltre chiaramente a tutto il ragionamento, con un termine positivo in più che è il valore della materia prima zucchero trasformato, io ancora non sento parlare di che cosa significa riconvertire l'agricoltura del Basso Molise a favore dello zuccherificio. 14.000 ettari sono il break even point di Barbabietola per lo zuccherificio. Negli anni sono stati spesi milioni di euro per rendere irrigue le aree agricole del Basso Molise. E allora rilanciamo fortemente la Barbabietola per pensare addirittura alla doppia campagna della Barbabietola. Una volta fatto questo, l'azienda, il lavoro diretto, indiretto, il trasportatore, l'agricoltore, il valore aggiunto rimane sulla materia prima e non sul costo del trasporto della Barbabietola che viene dalla Basilicata o dalle Marche. Per cui queste sono più le soluzioni che lei propone per quanto riguarda la chiusura. Fermo restando il metodo che della tracciabilità, della trasparenza, del bando, del rispetto di tutto, però se prima non rendiamo appetibile l'oggetto che mettiamo a bando, sarà difficile trovare che qualcuno intervenga per rilevarlo. E così vale per tutte le partecipate, e così vale anche per chi fa servizi informatici, e così vale per tutte le partecipate della Fimmolista. Accesso al credito. Però da una relazione, io spero e auspico che tutti si prendano... Sicuramente, però dalla... accesso al credito. Oggi il problema accesso al credito è un problema diffuso per tutti. Abbiamo una finanziaria regionale, la Fimmolise, che potrebbe tranquillamente diventare consorzio figli. Ogni milione investito con un moltiplicatore pari a 8, volendoci mantenere bassi, significa avere 8 milioni di accesso al credito, con un garante che si sostituisce all'imprenditore. Su queste misure dobbiamo essere rapidi, per cui a costo zero effettivamente possiamo rilanciare tante iniziative produttive di questa regione. De Lellis, le vertenze forti in questa regione come si risolvono? È un appello fatto anche alla semplice, cioè, all'operaio che ascolta. La televisione dice, se vince De Lellis, cosa farà di questa mia azienda? Conosco personalmente le persone che lavorano allo zuccherificio e quindi... Sono le vertenze più grandi, penso, Presidente, so che quelle che le danno più grattacapi, cioè comunque quando viene nella regione Molise, possiamo dire che sono tra le più... Beh, se togliamo la, c'è l'ETR, se togliamo la Fiat... C'è anche l'ETR, io ho detto all'inizio, avevo detto che anche se quel settore non è ancora chiusa la partita, per certi versi. Togliamo la Fiat, che però non riguarda le partecipazioni. Però le decisioni sono a livello... Certo. Anzi. Conosco personalmente, dicevo, gli operai dello zuccherificio e parlare di queste cose da un punto di vista tecnico mi è un po' difficile, perché la partecipazione, c'è la parte anche la partecipazione al dolore è tanta di queste persone, soprattutto al rischio di perdere un'entrata fondamentale per poter vivere. Io penso che ascoltando gli operai, cercando di fare un po' un lavoro onesto, cosa che le partecipazioni societarie della regione Molise, di questa socialdemocrazia democristiana, diciamo così, di Iorio, non hanno sortito effetto. Non ho capito, sì, la società? Sto parlando socialdemocrazia. Sì, una sorta di socialdemocrazia. L'ho fatto di straniero. In stile democristiano. Sì, una sorta. Ha creato però passività e assistenzialismo. Tutti hanno in qualche misura avuto a che fare nel Basso Molise con lo zuccherificio e tutti sanno che cosa rappresenta lo zuccherificio per il Basso Molise. È una realtà molto importante. So che la regione, l'obiettivo, almeno questa era la linea, di dare a bando e mettere a bando, però aperto a tutti i soggetti. Io vorrei che questo bando fosse riservato solo ai soggetti produttori di zucchero, a quelli del settore. Che non venissero senza affaristi e quant'altro, a fare altre cose, che non venisse trasformata questa azienda in un
Comunque dismissioni? Biomasse come si come comunque si dismissione da parte del pubblico, cioè della Regione Molise, dismissioni dalle aziende? Così come sono state gestite le partecipazioni, è necessario rimettere ordine. Così come sono state gestite. Sono state gestite male. Faccio una battuta per tranquillizzare il Presidente Ioni. Allora non sono tanto comunisti, vede? Sulla partecipazione diretta. Dovrebbero essere in linea con quello che abbiamo fatto. Presidente, sono due questioni, chiedo... Due questioni importanti, tra le questioni c'è anche l'ETR, non ce la siamo dimenticata, ci mancherebbe, sono, diciamo, è quello che faceva l'ossatura anche del PIL, diciamo, del Molise. Che cosa si fa? Lei, quello che è successo lo sappiamo tutti quanti, che cosa si fa da domani, da dopo le elezioni, nel momento in cui lei tornasse, come ho fatto la domanda a tutti quanti, Presidente della Regione, come si risolvono quelle questioni? E poi c'è anche una domanda, gliela faccio io, sulla questione dello zuccherificio. Ricordo che allora lo zuccherificio, su un accordo anche a livello europeo, ma anche a livello tra le varie regioni, doveva servire diverse regioni. Siamo rimasti un po' da soli a combattere, diciamo, per la sua sussistenza o no? Ma come istituzione sì, come istituzione pubblica. Cioè, non ho visto le altre regioni, diciamo, limitrofe sì, combattere no, per questo aspetto. Assolutamente no, anche se la regione Puglia è quella che ha la maggior parte del territorio dove si producono barbabietole utilizzate dallo zuccherificio di Termoli, quindi la nostra parte è percentualmente molto minore rispetto alla parte pugliese. Come istituzione lei però non ha mai chiesto a Vendola, diciamo, di partecipare? No, di come no? Ho chiesto a Vendola più di una volta, ma Vendola mi ha risposto che la legge della regione gli impediva di fare partecipazioni societarie, e quindi non era così, ma non ha voluto accompagnarci in questo percorso. Per questa è un'altra cosa comunque che hanno rivolto, così le faccio rispondere sulla questione delle aziende. Se queste aziende sono solamente dei gruppi, diciamo, di assistenza politica all'interno. Ma queste aziende sono delle aziende che hanno mercato, che utilmente ristrutturate possono riprendere la loro attività, non sono aziende destinate a chiudere. C'è bisogno però di una di un sostegno e di una ricerca di partner adeguati che possano intervenire, perché è evidente che la regione deve uscire fuori dalle partecipazioni, d'altronde lo dice la legge, oltre che la nostra volontà. Ci siamo trovati però in molte occasioni nelle famose situazioni drammatiche, quelle che ti si presentano quando la crisi diventa irreversibile, quando non si pagano gli stipendi, quando si rischia di chiudere definitivamente, per cui siamo dovuti intervenire anche in soccorso, l'abbiamo fatto peraltro anche in Consiglio regionale, in soccorso di queste attività, immaginando che c'era urgenza di intervenire per non distruggere cose che poi non sarebbero state più ricostruite. Gli zuccherifici in Italia hanno chiuso quasi tutti, tranne quattro, uno di questi quattro è appunto lo zuccherificio di Termoli. Quelli che hanno chiuso in virtù di una politica scellerata, in questo caso dell'Europa, ma anche dei governi italiani, sono state riconvertite, ma nessuna di questa riconversione è ancora attiva. Cioè significa che stiamo ancora pagando la cassa integrazione e gli indennizi a tutti gli addetti degli zuccherifici d'Italia che hanno chiuso. Se avessimo fatto noi la stessa scelta, staremmo ancora pagando cassa integrazione, fatte le somme di quello che occorreva, sicuramente avremmo impegnato molti più fondi di quanti non ne abbiamo impegnati. Quindi sono stati tanti, rimangono, Presidente, per rivitalizzare l'azienda. Oggi abbiamo un'azienda che si sta, che ha avuto vicissitudini, gli operai, alcuni sono stati messi, molti sono stati messi in cassa integrazione, c'è stata una difficile trattativa anche con i sindacati, c'è il bando che sta preparando il Tribunale di Larino, perché c'è una procedura concorsuale, e mi auguro che ci sia sicuramente un soggetto privato interessato che produce zucchero. Ecco, che non faccia altro, perché sarebbe troppo tecnica la questione. Mi auguro che produca
No, l'importante è che poi era inserita nella mia domanda, c'è ancora un'occasione. Sì, però non entriamo nei particolari, perché potrei dire che se produce zucchero in Italia, per esempio, c'è il rischio che le quote del Molise se le porta altrove, quindi non è che bisogna scegliere un privato che si impegni a rimanere qui, ma tu sai che si può impegnare solo per 2 o 3 anni, non di più per legge, e quindi deve essere produttore di zucchero, ma che deve dare ampie garanzie sulla territorialità, che le quote dello zucchero non vadano altrove. E quindi non è così semplice immaginare le soluzioni, bisogna trovarle con la consapevolezza delle scelte che si vanno facendo. Mi pare che... Se però a un certo punto ti viene un'azienda che sta chiudendo, io credo che la prima risposta, se è un'azienda che ha prospettive, è aiutarla e sostenerla e poi trovare la soluzione adeguata per il rilancio. Dopo, che fine vorrei dire che soldi. Se non crea trasparenza, lì è mancata la trasparenza. Lascia stare la trasparenza, che la trasparenza così come in tante altre occasioni. Oggi in Italia abbiamo controlli dalla Corte dei Conti alla magistratura penale e civile che su queste cose è attiva. Io ti garantisco che la trasparenza in termini di onestà, di comportamento c'è stata. Probabilmente abbiamo anche potuto sbagliare nella rapidità di alcune scelte, di alcuni soccorritori, di alcune procedure. Cioè, se ma i soldi trasparenza sono finiti agli operai, va e dove sono finiti i soldi? Il problema è che sulla trasparenza e sull'onestà del mio comportamento e anche della giunta regionale non accetto nessuna ipotesi dubitativa. No, tutti gli accertamenti che si stanno facendo lei la deve accettare, deve perché fare... lei si dota di una dirigenza capacissima e pagatissima. Non lo può fare lei, però lo fa il dirigente. La verifica è fondamentale quando si danno soldi pubblici. Io dico non lo accetto e sono in attesa che le indagini in corso eccetera lo dimostreranno, almeno per quanto riguarda i nostri comportamenti. Per le piccole e medie imprese c'è da lavorare di più, non abbiamo anche perché il tessuto produttivo del Molise è anche da aziende composte da 3-4 dipendenti. I rubinetti, mi fido di te, l'abbiamo fatto e funziona, adesso l'abbiamo anche rifinanziato, quindi darà ancora ossigeno al credito. Il problema del credito è un problema serio, quello lo dobbiamo affrontare con un'ottica diversa dal passato, perché con le banche che hanno chiuso, letteralmente chiuso, i rubinetti dei finanziamenti, io credo che c'è bisogno che il sistema pubblico si rinnovi per sostituirsi alle banche in maniera... Sì, anche se noi vorremmo, ma anche come cittadini, Presidente, cioè, diciamo un po' più... Voi avete radunato tutte le banche attorno a un tavolo. Con le banche è inutile parlare, per poterne parlare dei loro interessi. Ma non è il problema della banca, la banca ha delle regole fisse, Basilea 2, fra poco Basilea 3, dai dei parametri rispetto ai quali devi trovare uno strumento di garanzia. Questo potrebbe essere anche che è la Finmolise. Una Finmolise a gestione chiaramente Finmolise e consorzi fini. Sì, però potremmo avere già con la finanziaria regionale, può essere. Beh, su queste cose mi sto trovando diciamo più o meno d'accordo. Giro ancora più velocissimo di questo, perché davvero siamo in chiusura. Sulla sanità abbiamo visto il commissariamento in questi anni, ci sono adesso dei problemi, che si parla di territorio, ci sono ancora domani, c'è anche ancora un ennesimo ricorso al TAR, si entra nel merito per quanto riguarda il Santissimo Rosario di Venafro, ci sono le questioni di Agnone e la questione di Larino. Romano, come si risolve il problema della sanità in base anche al prospetto che ha fatto il commissario Basso, al quale insomma si sono opposti anche i vertici regionali? Come si risolve il problema della sanità in Molise, ma anche per quanto riguarda il futuro di quelle strutture? Chiedo una risposta rapida a tutti, rimangono in piedi, posso riconvertite, dire solo una ampliate. Posso dire però solo una parola sul discorso dell'onestà, sulla gestione zuccherificio eccetera e sul... Sempre rapido perché siamo in chiusura, ci mancherebbe. Proprio ieri il Tribunale di Campobasso ha condannato in primo grado a 5 anni e 6 mesi un dirigente regionale, Elvio Carugno, con accuse non di aver rubato dei fiorellini ma di peculato, per aver distratto, cioè secondo questa sentenza di primo grado, alcune centinaia o milioni di euro di soldi pubblici in favore di alcuni operatori privati. Personalmente ho più volte denunciato anomalie e criticità con riferimento proprio a quel dirigente regionale e con riferimento ad alcuni soliti noti che hanno beneficiato di questo tipo di contributi. Non ultimo,
a favore di quei soggetti a cui la Regione ha regalato lo zuccherificio, mi riferisco cioè a Remo Perna. Vorrei cioè dire, l'ho scritto anche sul giornale, mi sembra strano che un dirigente regionale abbia agito senza che nessuno si accorgesse di nulla. Con questo non sto insinuando... Questo però non l'ha accertato nemmeno il... Guarda, cioè, nel senso, io sto dicendo un fatto politico. Non ha detto che c'era un collegamento, assolutamente, una, lo dico una io. Rete. Cioè, ha parlato di una responsabilità personale. L'anomalia del sistema è che un dirigente operi indisturbato senza che nessuno si accorga di questo. Ma perché il dirigente si assume le sue responsabilità. Se dietro gli atti di un dirigente c'è una falsità o c'è una intenzione di quel genere, è difficile immaginare una corresponsabilità della politica. Poi naturalmente tutto il sistema ha bisogno anche di essere corroborato probabilmente da azioni di controllo, da sistemi di verifiche incrociate, ma è chiaro che la responsabilità penale assolutamente che sia, ma guardi, un fatto personale, insomma. Volevo dire questo anche con riferimento a chi oggi si sveglia, però poi adesso torniamo torno sulla sanità, fatto che dobbiamo parlare della sanità, perché mi devi dare una soluzione, perché ovviamente sono comitati, mi faccia dire, che sono in piazza, protestano, quant'altro. Quindi voglio sapere, da Romano, candidato presidente, qual è il suo... Io le devo però dire, le devo però dire, perché altrimenti gli altri replicano, io no, che mi meraviglio anche che oggi quella parte di società responsabile, o che parla a nome della società responsabile, oggi dice che sullo zuccherificio, ad esempio, c'è stato qualcosa che non ha quadrato, ma sindacati, società civile, organi di stampa, quando in Consiglio regionale si consumavano degli scontri anche feroci tra il sottoscritto e il governo regionale, mi sembra che stessero tutti comodamente, diciamo così, al riparo dal metterci la faccia rispetto a delle battaglie, perché come nella migliore tradizione italiana si arriva sempre quando la guerra è già finita. Detto questo, il riferimento è anche a quella parte di sindacato e a quella parte di società civile e di organi di stampa. Detto questo, sulla sanità, a mio avviso la prospettiva sulla sanità non può che essere quella di una integrazione sociosanitaria che si realizza attraverso la bonifica degli ospedali dai partiti politici. È impensabile che ancora oggi ci siano delle intere corsie di ospedali o intere strutture, anche private, che abbiano quasi una tessera di partito. Rispetto a questo è indispensabile che si proceda ad un ripristino dei meriti anche in sanità e che si proceda ad una integrazione tra socio-sanitario, perché il problema oggi non è più soltanto quello di garantire l'ospedale. Personalmente non ho mai sfilato alla testa dei cortei in difesa dei nosocomi di quartiere o di periferia, mai, nemmeno una volta, al contrario di quei personaggi anche di destra. Però, no, vorrei intendere sulla soluzione, no, perché siamo davvero in chiusura, cioè, per sapere che cosa... La soluzione non può che essere quella di lasciare la specialità agli ospedali, l'altissima specializzazione alle strutture private, e portare la medicina, cioè la salute, cioè l'assistenza, cioè la cura, cioè il servizio sul territorio, attraverso la riconversione anche della rete farmaceutica e attraverso in particolare il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dagli ospedali, per l'appunto, alla rete della sanità sul territorio, con particolare attenzione, e chiudo, all'aspetto non solo sanitario ma sociale, perché i piani sociali di zona, cioè quell'architettura che è servita a creare una moltiplicazione di sostanzialmente di uffici, non ha offerto i risultati, soprattutto nei confronti di quelle fasce sempre più ampie di popolazione che scontano un problema in termini di povertà e di omesso sostentamento. Perfetto. Federico, la sanità, che fine faranno i piccoli ospedali nel vostro programma? Sappiamo che c'è un piano, sappiamo che c'è ovviamente un commissariamento che arriva da Roma, quindi è ovvio che i margini di trattativa... È importante pure ricordare perché c'è questo commissariamento, perché ci sono state delle disattenzioni, non si sono consegnati piani di rientro adeguati, c'è stato un buco economico molto importante che ha portato anche all'aumento delle tasse per i cittadini molisani, in questo senso. E quindi arriva un commissario che non è che viene calato dall'alto così perché siamo stati ci meritiamo questo, semplicemente perché non sono state fatte delle scelte che poi rientrano nell'ambito del piano sanitario nazionale, quindi tutte le regioni d'Italia vanno incontro a questo discorso di riduzione di posti letto e di conseguenza di riconversione e di riorganizzazione completa del sistema sanitario locale. Nel nostro caso dobbiamo iniziare a parlare di coordinamento innanzitutto della rete del territorio, della rete delle emergenze e della rete poi degli ospedali. Solo in questo senso, in questa ottica, possiamo iniziare a ragionare con la centralità di un ospedale come questo, quello di Campobasso, con due ospedali come Termoli e Isernia che fanno del riferimento per i loro rispettivi territori,
e una rete d'emergenza del territorio che sia realmente efficace e magari aiutata e supportata dagli ospedali più... Cioè gli ospedali, diciamo, primi soccorsi, insomma, per quanto riguarda i piccoli ospedali come Venapoli. Organizzazione del territorio, della rete del territorio in buona sostanza, detto in maniera molto rapida perché lei ci ha chiesto velocità e quindi sto rispondendo in maniera... Il problema, ma non veloce. Mi rivolgo a lei, mi rivolgo a Basso, è che purtroppo il territorio molisano è fatto in maniera molto strana, ma è molto difficile raggiungere una parte all'altra. Il problema di Basso è stato semplicemente sbilanciare questi posti letto più verso il privato, non tanto verso il pubblico, che poi qua dobbiamo iniziare, su certi argomenti non possiamo essere grigi, o bianco o nero, o pubblico o privato la sanità. Cioè non possiamo pensare a commistioni pericolose come con il modello lombardo o cose del genere. Quello che succede anche in Puglia, in buona sostanza. Lei dice, per quanto riguarda questi tre piccoli ospedali, comunque solo, i punti per soccorso che fanno un po' da... diciamo da materasso rispetto all'ospedale di come Isernia, Termoli e Campobasso. Frattura, io proverei però a la sanità, e che è un punto fondamentale. Perché domani io penso che dobbiamo essere capaci... Cioè i comitati sono ancora nelle aule giudiziarie a difendere, la politica dov'è? I comitati vincono i ricorsi al TAR perché evidentemente gli atti da un punto di vista amministrativo non sono corretti, per cui alla fine il TAR sospende l'atto adottato e si ricomincia da capo, ma non si è risolto il problema. Allora anche sulla sanità dobbiamo essere bravi una volta per tutte a capire ed evitare il ragioniere di turno che interviene, taglia perché i conti devono tornare e non risolve sicuramente il problema. Se si partorisce a Basso, a San Giovanni Rotondo, dal Basso Molise, il problema ce lo dobbiamo porre e lo dobbiamo affrontare con serenità. E allora cominciamo a fare, non ho capito bene, mi è sembrato un po' confuso il ragionamento tra emergenza e degenza. Allora che cosa significa l'emergenza rispetto alla vicinanza a vari territori e che cosa invece significa la degenza? Come evidentemente questi due aspetti devono rigorosamente essere gestiti in maniera disgiunta. Fondamentalmente d'accordo sull'idea che la sanità pubblica prevale su quella privata, semmai si dovesse immaginare un'aggregazione di offerta pubblica e privata sempre a favore del pubblico, che importa il privato e non viceversa, come sembrava potesse seguire l'idea aggregazione cattolica Cardarelli. Quindi emergenza, assistenza, cura, degenza. Su questi temi una sanità distribuita sul territorio, oggi se andiamo a verificare le DRG ci rendiamo conto che la spesa è fortemente sbilanciata verso la degenza di pazienti anziani. Una retta di un paziente anziano nella struttura pubblica costa, è sufficiente andare a vedere i conti della sanità, e quanto costa invece nella struttura a quel punto privata con assistenza sul territorio. Altro aspetto fondamentale, la centralità degli acquisti. Mi sono divertito da quando mi sono dimesso da consigliere regionale a fare due conticini con il bilancio dell'ASREM, che cosa significherebbe provare a rivolgersi, considerando le quantità acquistate dall'ASREM direttamente da Consip, quindi un centro unico di acquisto. E dice il risparmio per quanto riguarda... Parliamo scherzando e ridendo di diverse decine di milioni di euro. Con un disavanzo che va dalle 30 ai 50 milioni di euro significherebbe paradossalmente già azzerare il disavanzo. Altro tema, la mobilità passiva, perché al di là del costo reale sostenuto dalla sanità continuiamo a spendere circa 90 milioni di euro di passivi. Adesso saranno 87, insomma, diciamo 50-60. Quello è il saldo tra mobilità attiva e mobilità saldo passiva. 20 in più. Per cui sotto questo aspetto ci dobbiamo capire come mai non è che si va fuori regione per l'alta specialità, ma si va fuori regione anche per la banalità. Prima facevo il riferimento alla... Sì, però la domanda era anche, frattore, perché Basso ha messo una crocetta sui tre ospedali pubblici che hanno la mobilità attiva più alta del Molise, mi pare. Ma quello è un altro ruolo, un altro aspetto che pure dovremmo avere, cioè oggi dire non chiudiamo gli ospedali sarebbe un atteggiamento veramente populista. Cioè io faccio un esempio: noi se avessimo la possibilità, avremo la determinazione di scommettere su delle eccellenze. Faccio un esempio: l'ospedale dedicato alla donna non esiste. L'ospedale dedicato ai problemi... Lei parla di specializzazione per questi ospedali che stanno per chiudere? Certo. Perfetto. È la scommessa. Sto chiedendo che fine faranno, chiusura, riconversione per forza, o ampliamento? Ampliamento. Per Termoli io sono l'unico candidato del Basso Molise, quindi loro possono parlare tranquillamente perché sono coperti, ma da noi se uno ha un infarto rischia con questo piano di andare a Campobasso a curarsi, quindi non ci arriverà mai.
Se questo piano va in porto, se questa è la visione complessiva, non ci sarà più il diritto alla salute del Basso Molise. E questo bene comune, cioè la salute, non verrà in alcun modo salvaguardato. Assolutamente, l'ospedale nel Basso Molise è necessario, necessario. Dopodiché, come dicevano coloro che mi hanno preceduto, sostegno all'integrazione sociosanitaria, certo, valorizzare le eccellenze, meno primarie, meno dirigenti, più posti letto possibilmente, non dare i posti letto ai privati quando si toglie al pubblico. Non ci deve essere duplicazione tra pubblico e privato, il privato fa qualcosa che il pubblico non fa, ma se fanno la stessa cosa è il pubblico che la deve fare, non il privato. Poi comunque tutti vogliono una sanità di qualità, quindi è veramente un impegno di tutti, medici, paramedici. Questo sì, però si deve combattere i comuni con i numeri, ecco perché le ho chiesto che sviluppo avranno questi ospedali pubblici molisani nella sanità nel complesso. La domanda era questa, cioè secca, visto che sono tre ospedali a rischio chiusura, cioè dove basta messa una crocetta e gli altri rimangono come sono, perché non ho visto un aumento di posti letto, qua era il discorso dell'effetto materasso. Lei non so se si rende conto, voi state a Venafro, ma se si chiude Termoli significa che 110 milioni di persone vanno fuori regione. Fuori regione. Larino, Larino praticamente è già chiuso, anche oculistica è stata completamente abbandonata, era un punto di eccellenza. Lei dice rimettere mano alla situazione. Presidente Iorio, la sanità. Lei ha subito questo affiancamento di Basso che a un certo punto ha preso un po' il sopravvento e ha fatto il piano senza condividere nessuno. Come si risolve questa situazione? A prescindere, perché io purtroppo per certi versi sono molto legato al fatto che comunque se il presidente Iorio, se sarà Frattura, Federico o qualcun altro, che nessuno venga a commissariare la regione, che mi sembrava che era quello accaduto in passato anche in regione quando c'era Berlusconi, fatto con Bassolino e quant'altro, un discorso democratico che chi conosce il territorio lo gestisca quantomeno. Come si risolve questa situazione? Qui c'è da fare conto con quello che chiede il diritto alla salute, quello che chiedono i molisani e quello che chiede Roma. Il problema è che io ho subito i commissariamenti perché ho difeso le nostre strutture sanitarie, immaginando che un taglio come quello che vuole attuare Basso impoverisca il nostro sistema, la nostra offerta sanitaria, e la impoverisca addirittura anche per i riflessi che ha sulla medicina territoriale. Quindi abbiamo lavorato per una riconversione dei tre ospedali minori cosiddetti, per cercare di dare a ciascuno una caratteristica, soprattutto in termini di riabilitazione, lungodegenza, RSA in ospedale. Siamo stati la prima regione a individuarli, Agnone ospedale di montagna con le caratteristiche di una organizzazione molto più leggera, molto più agile, meno costosa, ma altrettanto efficace, lo stesso discorso per Larino. Voglio dire, tutto questo lo abbiamo immaginato, abbiamo incontrato una difficoltà tecnica e un atteggiamento ragionieristico dei tavoli tecnici nazionali che sta distruggendo la sanità in Italia, non nel Molise, perché oggi sono oltre 10 le regioni in piano di rientro, c'è addirittura la regione Piemonte che è in difficoltà, e io vorrei che ciascuno si rendesse conto di quello che sta accadendo nel paese, nella sanità. Andiamo ai pronto soccorsi della città di Roma, andiamo anche al Niguard di Milano, vediamo le molinette di Torino, per non parlare naturalmente del centro-sud che ha tutta un'altra difficoltà. La sanità del Molise è un'ottima sanità per le offerte che riesce a dare. Prendo per buona lo stesso appello che faceva l'amico Dell'Ellis sulla possibilità di fare l'emodinamica a Termoli, però vorrei dirgli che intanto quell'emodinamica a Termoli l'ha aperta il sottoscritto, o quantomeno quando io ho potuto decidere di comprare le attrezzature necessarie per farla fare, e ci opporremo a che venga tolta una cosa che abbiamo già dato in un'area molto delicata. Quindi la battaglia da fare è quella di avere le idee chiare. E tutto questo quadro sarebbe compatibile se riuscissimo a dimostrare a livello centrale che questa regione ha delle peculiarità
E qui contesto alla sinistra, al di là degli aspetti legati alla demagogia di sostenere tutte le contestazioni contro il governo e quindi vanno bene tutti i comitati, va bene tutto quello che si contesta, e questa può essere una cosa, un aspetto legittimo da parte di una forza di opposizione. Quello che contesto invece è non aver accompagnato mai l'iniziativa che questa regione ha sempre fatto a livello nazionale nel confronto con i governi, nel ritenere la sottostima del fondo sanitario per questa regione, perché ci sono tante motivazioni e in quel caso sono stato sempre solo. Lei ritiene di poter convincere solo in caso di rielezione che noi siamo vicini, sono sbagliati? Vicini all'equilibrio di bilancio, gli acquisti con il Consip già si fanno, quasi tutti si fanno, e siamo arrivati vicini all'equilibrio di bilancio perché il disavanzo della sanità è intorno ai 30 milioni di euro l'anno, cioè dell'anno in corso. Tutto il passato è coperto, le fandonie che hanno detto i tavoli tecnici enfatizzate dai miei oppositori che la Regione doveva restituire quasi 300 milioni di euro alla sanità è un falso, l'ho dimostrato con le carte, provvederò a farlo anche con una diffida al governo, al tavolo tecnico per correggere quei dati sbagliati. Dati che l'advisor che ci hanno mandato da Roma, che ci è costato finora 4-5 milioni di euro in questi anni di consulenza, ha sbagliato a danno di questa regione, e di questa cosa ne parleremo nei prossimi giorni. Quindi direi, per la sanità c'è bisogno di intendersi. Presidente, la sua risoluzione sarà questa di far quadrare quei conti che a Roma lei dice sono sbagliati. Ma lo dimostrerò con le carte, non è che lo dico no, io. Assolutamente, ovviamente, e così si riusciranno a salvare, non come erano progettati quei piccoli ospedali. Non si riusciranno a salvare tutti gli ospedali. Sì. Due ospedali dovranno essere riconvertiti con attività compatibili con la riabilitazione, la lungodegenza, le RSA, giusto? E altri servizi come il primo soccorso e le altre cose. Non possono avere la stessa tipologia. Perfetto, è chiarissimo. Noi siamo in chiusura di trasmissione, la domanda velocissima, 5 secondi della risposta. Ritorniamo alla politica, sulla composizione, visto che parlavamo di alleanze prima, ma di definizione. Come verrà composto, inizio da Romano, il listino di Romano? Sappiamo che ce ne sono quattro. Politico o aperto alla società civile? Le espressioni migliori della società responsabile molisana, parlando in particolare a tutti quei molisani che si sono distinti nella cultura, nella managerialità, nell'industria, in Molise, in Italia e anche all'estero. Fuori, tendenzialmente, le vecchie facce della politica che devono essere, e soprattutto i figli di, che devono essere tutelati attraverso una poltrona su un gratta e vinci. Perfetto. Federico, per voi invece come si decidono? È stato già deciso naturalmente, sì. Il nostro listino è presente già da un mese, con le stesse modalità con cui abbiamo scelto il candidato presidente e i candidati sulle votazioni con votazioni sul web. Perfetto. In cui si considerava il merito e la partecipazione, l'attivismo e quindi anche la predisposizione a determinati temi poi cruciali per la regione. Dell'Elis, voi invece che metodo utilizzerete? Invece noi utilizzeremo un metodo del confronto diretto, si sta quasi esaurendo il tempo per comporre questa lista, quindi cercheremo... Ma ci saranno esponenti politici? Io penso qualcuno senz'altro, la nostra è un'esperienza, un laboratorio, un'innovazione politica, quindi noi cerchiamo di mettere le persone che più rappresentano il movimento Cambiare Si Può. Due listini aperti, diciamo, a quello che può accadere in questi giorni, frattura? No, non sono due listini aperti, stiamo discutendo della coalizione, quindi non avrebbe senso parlare... Ma sarà prettamente politico? Ma non ne abbiamo assolutamente discusso, mi auguro che sia espressione di qualità, sia esso di rappresentanza politica o di società civile, anche perché non capisco questo distinguo netto. Di poter dire che... La mia è una domanda, assolutamente, ci mancherebbe... Non abbiamo definito i criteri di scelta, assolutamente, è un work in progress, decideremo il listino. Beh, definita. Oggi il listino fa gola perché giustamente insomma pochi posti, chi vincerà sicuramente, visto la frazione di queste elezioni, giusto da aggiungere, al governo e il centro-sinistra la prima cosa sarà la legge elettorale con l'abolizione definitiva del listino. Questo è fuori discussione. È del voto disgiunto. Il voto disgiunto perché?
Vabbè, perché forse ognuno pensa ai propri interessi. Okay. Io penso che l'abolizione del listino sia un altro bel messaggio. Però per il momento lei è aperto, però, e ovviamente in questo momento ancora non si sta discutendo il listino di Paolo Frattura. E il listino del centrodestra di Michele Ioro come sarà? Sarà un listino rappresentativo della coalizione, con la qualità migliore possibile delle persone impegnate nel listino, con una composizione sicuramente di tipo politico, che prevede prettamente politico, in base alla rappresentanza dei partiti. Perfetto, e io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Michele Iorio, ringrazio Antonio De Lellis, Paolo Frattura, Antonio Federico e Massimo Romano. Io ringrazio anche voi telespettatori, ringrazio molto gli ospiti per questa primizia di questa sera, insomma il primo confronto pubblico tra candidati. Scacco Matto torna mercoledì prossimo alle 21. Arrivederci.